fatto bene, però devi dirti di dire. Da questa mattina alle 7 siamo stati già schierati e praticamente abbiamo 4 automezzi pesanti e 2 leggeri con da almeno 4.000 fino a una macchina da 20.000 litri in caso di rifornimenti, quindi abbiamo praticamente in totale 4 partenze schierate sui 4 incroci principali della Danger Zone. Circa 600 persone, tra le 400 e le 600 persone, però la maggior parte lavora e quindi diciamo non abbiamo avuto problemi di assistenza. L'assistenza ha riguardato in modo particolare persone anziane o persone che avevano dei problemi di salute o handicap, ma a questo ci ha pensato l'Ares 118 e la Croce Rossa. Siamo qui per far brillare quest'ordigno, una bomba americana, del bombardamento del 1944, un'attività che ci vedrà impegnati tutta la mattina, è un'attività che sicuramente concluderemo per l'ora di pranzo se non ci saranno ulteriori intoppi. No, è nella norma, come sempre in queste occasioni bisogna avere attenzione e lavorare sempre nella norma delle sicurezze. Un'operazione anche assoggettata a segreto nato, ci hanno detto, perché? No, vabbè, è il segreto nato, oddio, è che è vietato far vedere i momenti in cui uno smonta e monta gli organi sensibili degli ordigni, in modo tale che qualcheduno non possa emularci e fare le stesse cose e creare dei problemi o incidenti. È stato fatto bene, bravi gli artificieri.